perché le apparizioni televisive di Fabrizio Bentivoglio sono sempre qualcosa di storico e mai casuale. Non ti piace la televisione? No, beh, è obbligata a dei ritmi. Mi sento più vicino alla radio, sinceramente, perché permette una rilassatezza che inevitabilmente la televisione non può avere. Deve avere dei ritmi altri. Non sempre. Non sempre. Non sempre. Cioè, anche qui siamo abbastanza riposati. Me lo dirai dopo alla fine, con la sincerità che ti contraddistingue da sempre, perché esiste anche una slot television. La tua storia sembra, e anche il tuo approdo alla recitazione, sembra uno di quei film che interpreti solitamente. Da un incidente, tu giocavi nelle giovanili dell'Inter, sì. Si chiudono le porte, però poi se ne aprono altre, insomma, sì. I miei genitori non ci tenevano tantissimo che io facessi il calciatore, quindi non me l'hanno fatta molto pesare. E quindi anch'io non ne ho sofferto più di tanto e poi mi sono ritrovato, insomma, lungo la strada quest'altra passione. In realtà è nata prima, mi sono trovato prima con una chitarra in mano che con Shakespeare in mano. È nata prima la passione per la musica, per la forma canzone. Chi suonavi? Ma De André e Battisti sono questi, quelli che mi hanno insegnato a suonare la chitarra. E poi il piccolo di Milano. Giovane, molto giovane. Sì, la civica scuola d'arte drammatica, insomma, era stata fondata da Streller, ma Streller ormai non ci insegnava più, insomma, però era una scuola, è tuttora una scuola importante, quindi stavo preparando l'esame, l'ho già raccontata questa storia, però non è proprio non è freschissima. Io non l'ho ascoltata, per cui me la sono persa. Stavo preparando Anatomia 1 sul Bairati, questo libro storico, con la radio accesa, non so come facessi a studiare con la radio accesa. Si faceva, si usava all'epoca, si usava. E per radio stavano intervistando questo ex studente della scuola, appunto, del piccolo, che raccontava tutte le materie che si studiavano, da mimo, voce, fonetica, insomma, tutte queste cose. E mano a mano che ascoltavo questo racconto, chiudere i Bairati e andare in Corso Magenta 93, dove aveva sede la scuola, a prendere il bando di concorso per l'esame, fu tutt'uno. E hai mai rincontrato, non so se te l'hanno fatta sta domanda, quella persona che diceva quelle cose alla radio? Certo, so l'ho conosciuto. E chi era? Luciano Mastellari, che ha fatto l'attore e poi ha insegnato anche alla scuola. Vedi, a volte. Guardando il tuo curriculum, sembra tu sia specializzato in film generazionali, tipo Italia-Germania 4-3 di Barzini o Marrakech Express di Salvatores. Fiuto, Fortuna o... Lì sono incontri, diciamo, sono incontri. Quello con Gabriele, per esempio, è stato un incontro quasi fortuito. Se pensi che Marrakech Express era stata una sceneggiatura premiata al premio Solinas, sceneggiatura di Carlo Mazzacurati, che poi non l'aveva fatta per una serie di ragioni trasversali ed era rimasta in mano a Gianni Minervini, il produttore, che a un certo punto decise di chiamare Gabriele, che a quel punto aveva forse fatto il suo primo film, Ultima notte a Milano. Così lo cavò fuori dal cappello, non si sa bene come. Il vecchio Cecchigori gli diceva a Minervini: a Minervi, ma che te metti a fare i film con i registi spagnoli? Perché pensava che Gabriele fosse spagnolo, Salvatores. A Minervini, mi raccomando, non ti metti i registi spagnoli. E comunque lì è nato tutto. È nata una bella cosa. Vabbè, adesso vediamoci qualche cosa di quello che fa, una sorta di Bignami. Tu parli di Bairati, c'è anche chi, come dire, ha studiato, ha fatto lo scientifico studiando sul Bignami. Breve Bignami della tua carriera cinematografica. 55 film al tuo attivo. Questa ragazza dovrà sputare i suoi polmoni fino al quinto atto. No, signora, non è obbligatorio. Del resto questo penoso esercizio inizierà più tardi. Le chiedo scusa, maestro, ma sa, io non l'ho mai conosciuta. Dovrò ricorrere spesso al suo aiuto. Non era una duchessa, signora, ma era molto superiore al mestiere che faceva. Mi chiamo Vincenzo, ho 55 anni e sto per morire. Ho un tumore.
maligno, naturalmente. Questa è la lastra che sono andato a ritirare. Sono 35 euro e 20 di ticket. Non hai 20? Io non vedo niente qua. Comunque, Sere, guarda, io te lo dico col cuore. Io sono tanto contento di te, davvero. E cosa c'è da essere contenti? Ma tutto c'è. Intanto vai benissimo a scuola, come al solito. Vanno tutti bene, quel che vi fanno pagare. Ma sì, abbiamo fatto qualche sacrificio, ma ne valsa la pena, no? Vi sentite sbagliati? Soli, quasi invisibili agli occhi dei vostri genitori e dei vostri stessi amici. Ma guardate, ragazzi, che è tutto normale, sapete? Non c'è proprio niente di sbagliato in voi. Tutte le vostre paure, le vostre malinconie, sono sentimenti importanti, sapete, e anche utili, se imparate a capirli. Maurizio, sei un caleidoscopio di volti, di storie, di emozioni e di situazioni. Come fai a non rimanere intrappolato in un genere? Ma in un ruolo, in una maschera più che in un genere, no? In questo lavoro, quando ti riesce qualcosa, 9 volte su 10 ti chiedono di rifarla uguale. E invece, secondo me, questa è una tentazione che bisogna vincere, anzi, bisogna cercare di andare in direzione ostinata e contraria, come diceva appunto Fabrizio De André, sforzarsi almeno di farlo. Credo che poi il vero gusto, il vero divertimento facendo questo lavoro sia quello proprio invece di cambiare, di uscire dove meno il pubblico si aspetta che tu esca. Si è detto senza offesa, più volte hai fatto il padre e ti è venuto particolarmente bene in Scialla, era il 2011 credo, giù di lì. Scopri di avere un figlio già adolescente, quindi c'è una rincorsa contro il tempo per appropriarti della paternità. Nella vita, 3 figli. Che tipo di padre sei e che tipo di padre vorresti essere, se le due cose coincidono? Nella vita sono partito tardi, ho incominciato tardi il mio ruolo di padre, però insomma appunto mi sono rifatto, ecco, insomma. Poi da figlio unico non volevo a quel punto figli unici, quindi ho sempre guardato con invidia quelle famiglie numerose con tanti fratelli, sorelle, quindi la volevo anch'io. E adesso che li guardo devo dire che capisco perché facevo bene a desiderare un fratello, perché è bellissimo avere un fratello. Guardo loro. Dice a me, io sono figlio unico e quindi quando poi rimani solo e quando anche l'ultimo dei 2 genitori se ne va, non hai più un'ancora, non hai più un porto e a quel punto mare aperto, Naviga a vista. Si va alla deriva e si naviga a vista. Allora, sei qui assieme alla tua voglia di raccontarti, ma non sei venuto a mani vuote, è anche un frammento del tuo ultimo film, il 55esimo, Il testimone invisibile, in uscita giovedì prossimo. Vediamo. L'unica pista che avevo, signor Dorian. Che cosa sarebbe successo, per esempio, se fosse saltato fuori che lei quel giorno non era a Parigi, ma con quella donna? Sono anche andato alla polizia per dirlo. Sì, non mi hanno neanche sentito. E lì mi sono anche reso conto di quanto lei è potente, signor Dorian. Ma è la paura che fa diventare il lupo più grande di quello che è. Ma io non ho paura del lupo, signor Dorian. Dopo aver fatto l'esperienza di un figlio che ti sparisce, senza che a nessuno importi niente, la paura smette di esistere, la paura. Tutto smette di esistere. Qui tra poco si renderanno conto che sono un intruso, signor Doria. Mi dica la verità, dov'è mio figlio? Guardi, mi creda, glielo assicuro. Io non so nulla. Allora, Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Maria Aiato, un film di Stefano Mordini. Credo non si possa dire nulla se non andatelo a vedere. Sì, qui è proprio come camminare sulle uova. Qualsiasi cosa dici sveli qualcosa che non va svelato. Possiamo dire che, almeno dal mio punto di vista, è la storia di un padre
a cui una sera sparisce letteralmente il suo unico figlio, è amatissimo figlio, lui è macchina, esce per raggiungere gli amici e sparisce. E di fronte a una polizia che traccheggia un po' troppo, insomma, si ritrova lui a dover fare l'indagine. Che giorno è oggi? Martedì? Martedì. Fino a giovedì, ce la facciamo? È stata slow come Fabrizio Bentivoglio, il testimone invisibile, giovedì. Bisogna andare al cinema per sapere come va a finire. Pubblicità e poi di nuovo insieme.